Bentornati sul canale del Nabo e bentornati a Bud Spencer e Terence Hill, Slap and Beans, Schiaffi e Fagioli. Questa dovrebbe essere l'ultima puntata, siamo all'aeroporto, non vedo l'ora di vedere come va a finire. La storia è fantastica, è troppo Bud Spencer e Terence Hill, troppo Bud Spencer e Terence Hill. Vediamo se il mondo sarà condannato a mangiare soltanto fagioli schifosi per il resto dell'eternità. E giochiamo con Bud oggi. Questo cesso, ah, è vero che siamo dentro al cesso. Che bellissimo inizio di puntata. Mi ero dimenticato che avevamo finito dentro al cesso mobile. Certo, capo, è ovvio. Passi pure, capo. Quelli delle pulizie, certo, quelli delle pulizie. Spaccate gli intrusi! Ah, a me scappa! Ok, spacchiamo gli intrusi. Spacchiamoli noi, gli intrusi. Amico, sai che ti dico? Tu vai giù adesso, vai giù. Ok, così, in questo modo. Quindi, questa serie è cominciata con Bud e finirà con Bud. Aspetta, l'aereo era del film... Ah, come si chiamava? Quello dove finivano nella giungla? Oddio, mi sfugge il titolo. Mi sfugge il titolo, maledizione. Però lo stiamo distruggendo, non lo stiamo usando, quindi... forse non è quello. Mi piange il cuore a vedere Bud che distrugge un aereo, sinceramente. Quello deve essere l'aereo di K2. Si preparano al decollo, dobbiamo sbrigarci. Correre, 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 correre. Ah, aspetta, questa non era di film... Aspetta, cos'era? Uno sceriffo molto extra e poco terrestre o qualcosa del genere, mi pare. O sbaglio? Qualcuno mi corregga se sbaglio nei commenti, sul serio. Me la ricordo da qualche uno dei film di Bud. Ma era un film soltanto di Bud o era anche con Terence? Ah, brutta cosa avere un vuoto di memoria su una cosa del genere. Durerà ancora molto questa sezione, è facilissima, eh? È veramente una delle cose più facili che io abbia visto dall'inizio del gioco a ora. Vengono uno per volta. È bellissimo comunque, questo non ci avevo ancora fatto caso, come quando mangiamo i fagioli non è un'animazione come se li mangiasse ma come se li bevesse, e il suono pure tipo glu glu glu. Terence, sai che anche tu, amico mio biondino, potresti fare qualcosa? Guarda che è vero, che anche nei film Terence Hill di solito quando può lasciare fare a Bud, lascia fare a Bud e guarda e ride e se la ride, quindi in realtà è abbastanza fedele questo, questo comportamento. La sezione mo finirà quando finirà la musica, immagino. Arriva qualche panzone... lo sapevo. Devono arrivare le taglie forti, no? Adesso che... sta finendo.
Oh, ne ha colpito uno, ma sono grandissimi passi avanti. Infatti, cos'è? Finisce la musica, finisce la sezione, come previsto, come immaginato. Fermate quei due! E fate partire questo dannato aereo! Capo, dobbiamo finire di caricare le casse, capo! Dannati idioti, vi ho detto di partire! Ora, cos'è? Diventa la scena finale di Fast and Furious, qual era, il 6? Quello dove devono seguire l'aereo? Possiamo usarle quelle motociclette o le usano i nostri nemici adesso? Vieni qua. Voglio la tua moto! Mi dai la tua moto? Come devo fare? Ok, così. Basta un Boeing in testa, a quanto pare. Vieni qua! Canzone, vieni qua. Penso di averlo buttato giù con una spallata. Sì, l'avevo buttato. Oh sì. Ah, sto godendo in questo momento come un riccio. Fatemi controllare sta. Ti prego, fammela controllare sta moto. Però non fare tutto in automatico. Fammela controllare. Stavo godendo. Ti assicuro, stavo godendo, ma la dovevi far controllare. Ok. Non c'è nemmeno bisogno che lo scriva io da qualche parte. Me lo dice, lo scrive direttamente il gioco. Finale. Andiamo al finale. Io stavo godendo come un riccio e non mi lasciano controllare moto. Ah no, sì che mi lasciano controllare moto. Ok, buono così. Seguiamo Terence e non sbagliamo. Secondo... Sto facendo schifo. Sto veramente facendo schifo. Perché io vengo colpito e lui no? Non è molto corretta questa cosa. La colonna sonora. Questo cos'è che era? Miami Super Cops? O sbaglio? Potrei sbagliarmi però. C'ho talmente tanti di quei film loro in testa in questo momento che sul serio potrei confonderne uno con l'altro. Non so se Miami Super Cops o... Era uno con dove facevano i poliziotti. Miami Super Cops o i due super piedi quasi piatti. Ma mi sa Miami Super Cops. Ci sta a stare un po' in silenzio su questa colonna sonora. Siete venuti a godervi il lancio in diretta? A meno che non era proprio nati con la camicia. No, oddio. No, oddio, non mi ricordo più in che film stava. Adesso mi sto confondendo. Attaccabile robot fagioletor. Si chiama H25. Scusa capo. No, se speri che quella lattina gigante ti protegga hai sbagliato i conti. Qualcosa però mi dice che... Oddio, quello è... Okay. Cosa devo fare esattamente? Gli sto facendo sputare i denti! Meraviglioso! Però questa scena mi sa che era in pari e dispari, dove gli facevo sputare i denti.
dopo l'altro. Cazzo. Scusa capo, ho fallito. Non preoccuparti, mio inutile servo. Minchia. Ora affronteranno un H7. No, era una, un 7, non una Izzo. H725 alla sua massima potenza. Voglio far sputare anche lui. I miei denti. Povero. Minchia che botta. Minchia che botta che gli ho tirato. Io quella spallata l'ha devastato. Devastato proprio. Finita K2, i fagioli del mondo sono sani. Non è mai esistita al mondo frase più epica di questa. Perché il lancio non si interrompe? Siamo troppo lontani dall'isola. Il razzo è fuori dalla portata del telecomando. Non avrete pensato sarebbe finita qui? No. Una bella combo? Una bella combo? No. No, non puoi farmi un bug in un momento del genere. Terence, dovevi girarti dall'altra parte prima di tirare il pugno. Dai. Dai. Dobbiamo tornare verso l'isola. Sai pilotare un aereo così grande? Certo! Pilotare sì, atterrare no, ok, fantastico. Me lo fate controllare un aereo, ragazzi? Abbiamo un problema. Durante lo scontro deve essersi danneggiato il serbatoio, stiamo perdendo quota. No, non mi dire che è la scena quella di... che trova un amico, trova un tesoro, dove va plana come un gabbiano sul vento senza il motore acceso. Sono lì, tutto un modo per alleggerire il carico. Ci penso io. Tieni, con questa radio possiamo tenerci in contatto. Quindi cosa devo fare? Devo controllare Terence adesso? Ah no, è tutto automatico. Ok. Alleggerire molto di più. Dovrei buttare giù Bud per alleggerirlo di più. Inserisce il pilota automatico e viene a darmi una mano. Cosa facciamo? Cosa stiamo per combinare? Sto morendo. Un attimo. Ho bisogno di un secondo. Oddio, non ridevo così tanto giocando a un videogioco da anni. Ok, ci siamo. Abbiamo preso velocità. Riproviamo col telecomando. Ce la posso fare. Posso farcela. Siamo stati grandi. Puoi dirlo forte. Credo che siamo gli sgoccioli. Adesso abbiamo abbastanza carburante per atterrare? No! Ovvio! No! Beh, non per atterrare in sicurezza sull'isola, ma per alzarci quanto più possibile ed evitare di precipitare sugli abitanti, sì! Sarebbe a dire! Oddio, lo sapevo! Lo sapevo che l'avrebbero fatto! Hai visto i gabbiani volano alti alti nel cielo? Certo! Non sono affari miei, ma... abbiamo abbastanza carburante per tornare sull'isola? No. No? Beh, non per arrivare sull'isola, ma per alzarci fino a metà percorso, sì. Come sarebbe a dire? Hai mai visto i gabbiani? Volano alti, alti nel cielo. Poi a un certo momento bloccano le ali in volo piano e cominciano a scendere. A volte riescono a fare lo stesso percorso in discesa di quello che hanno fatto in salita. E li sostiene il vento, le correnti, l'istinto. Il vento, le correnti. Istinto. Ah, certo. Ma se questo non dovesse bastare, loro possono sbattere le ali. Noi, scusa, che cosa sbattiamo? Noi sbattiamo per terra. Per terra.
poi a un certo momento bloccano le ali in volo piano e cominciano a scendere. Chi trova un amico trova un tesoro. Scena epica. A volte riescono a fare lo stesso percorso in discesa di quello che hanno fatto in salita. Li sostiene il vento, le correnti, l'istinto. Il vento, le correnti, l'istinto. Certo. Ma se questo non dovesse bastare, loro possono sbattere le ali. Noi scusa che sbattiamo. Noi sbattiamo per terra. Tutta l'hanno messa. Meraviglioso. Meraviglioso. Io voglio un premio Oscar, non so, qualcosa a quelli che hanno fatto questo gioco, in serio. Oltretutto qui ora c'è la musica, quella di Altrimenti ci arrabbiamo, e del violinista. Bahamas, sai dove sono? No? Neanche io. Questa volta facciamo come dici tu, ma non finisce qui. No, no, finisce proprio qui. Ci sta come battuta finale, ci sta e come... Oh! Oddio! Non ci credo, l'hanno messa per i crediti! Fantastico! Una delle scene più epiche di tutti quanti i loro film. Hanno messo la musica, la canzone nei titoli di coda. Io vi amo. Trinity Team, il Buddy Project, quello che era, lo studio Buddy, non mi ricordo neanche più. Io vi amo. Vi amo tantissimo. Ragazzi, allora, questo gioco lo trovate su Steam. Costa, non mi ricordo se era $19.99, qualcosa del genere. Però compratelo. A parte il fatto che una parte dei ricavi, se ben ricordo, verranno dati alla famiglia di Bud Spencer, che come sapete sfortunatamente è deceduto un po' di tempo fa, ed è stata una grandissima perdita per il mondo, secondo me. Ragazzi, compratelo, perché un gioco del genere magari non avrà la grafica super mega dettagliata dei giochi di adesso, con il motion capture e tutto quanto, però ragazzi, porca puttana, sono Bud Spencer e Terence Hill, è un gioco meraviglioso, è uno dei giochi più divertenti che io abbia giocato in tantissimo tempo, nonostante grafica retro, tutte queste cose, e sono sicuro che se avessi avuto qualcuno accanto con cui giocarci sarebbe stato ancora meglio. Tipo, siete grandi, avete dei figli, compratelo, giocateci con i vostri figli. Avete una fidanzata, obbligatela a giocare con voi a questo gioco. Rompete i coglioni agli amici. Compratelo. Ne vale la pena. Delle persone che hanno fatto un gioco come questo devono assolutamente essere supportate. Ricordiamo oltretutto che questo gioco è stato finanziato in Kickstarter da una marea di fan di Bud Spencer e Terence Hill. Quindi, ed è uscito molto bene, direi. Molto, molto bene. Io oltretutto sto sentendo la musica durante i crediti e sto godendo come... come un ornitorinco in calore che ha appena afferrato una papera e non sa se è una papera o un ornitorinca. Fatto con Unity. Voglio ancora, voglio un seguito, voglio un Bud Spencer e Terence Hill Schiaffi e Fagioli 2. Lo voglio. Vediamo se c'è qualche scena in più, oltre ai crediti. C'è qualcosa in più? Gioco, vai, qualcosa in più da regalarmi. Un'emozione, una piccola emozione in più, a parte tutte quelle che mi hai dato finora. No, non c'è. Ma non importa, perché... questo gioco è un'emozione unica dall'inizio alla fine. È fantastico. Ragazzi, la serie Bud Spencer e Terence Hill Slap and Beans finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto. Spero che decidiate di comprare questo gioco, perché ne vale veramente la pena. E vale la pena supportarne i creatori. Lasciate un like, commentate, condividete il video. Fate conoscere questo gioco a più persone possibili. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, perché
No, niente battute adesso, il gioco è finito. Iscrivetevi perché sinceramente a me fa piacere se vi iscrivete. Poi tutto il lavoro che faccio sui video, tra editing, registrazione, modifica degli audio, eccetera, lo faccio per fare divertire voi, per fare conoscere qualcosa in più a voi. Quindi se vi iscrivete, commentate, lasciate like, mi fate veramente contento. E questo è tutto per Bud Spencer, Terence Hill, Slap and Beans, Schiaffi e Fagioli. Io sono il Nabbo, vi do appuntamento alla prossima serie, dove difficilmente riderò tanto quanto in questa, ma in questa c'erano Bud Spencer e Terence Hill. Bud Spencer e Terence Hill sono unici e inimitabili, quindi...